Sono in ritardo. L'ho distratto, tanto per cambiare, l'ho distratto dalle Magic, giustamente. Oddio, solo pensavo che domani devo lavorare di nuovo, mi affligge e mi uccide. Pensavo che non possa passare tutto domani a starmene a fare i cazzi miei con le Magic. Sorry, scusate, non ho tolto nemmeno l'audio. Live è cominciata. Stasera proprio tutte, ragazzi. Rutti, nasi, soffiati, stasera tutte. Devo fare anche lo spammino introduttivo. Tanto non verranno in molti stasera, suppongo, già che è domenica sera. In più ho anche cambiato all'ultimo l'argomento. Questo non è il sonno, questa è la digestione della polenta col sugo delle spuntature. Lo stesso sugo con le spuntature che era sembrato tanto strano ad Emros solamente un mesetto e mezzo fa. Minchia, sembrava stata una vita quando sono salito a Milano, invece era solo un mesetto fa. Era il 31 esatto, sì. Oh, in strada. Vediamo se riesco a condividere per bene adesso. Notizie l'ho fatto, ministro dello studio adesso, poi mettiamo la musica e poi in archivio e poi facciamo la storia su Instagram. Dove sta? Ecco qui. Telegram lo chiudiamo. Allora, perché
così zozzo questo cellulare? Perché io tocco il cellulare con lo schermo acceso? Dove sta Instagram? Eccolo qui. Oh, wow. Storia. Chi l'avrebbe mai detto che la polenta con il sugo di spuntature a pranzo e cena poi ti lascia con una pesantezza e una voglia di morire incredibile? Live sull'era glaciale numero 2, stavolta per commentare insieme i libri. Cominciata, non solo ieri abbiamo fatto sintetizzando, oggi discutiamo un po' della storia di quanto sia interessante o meno. Venite? No, 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 zitto, ecco. No, il testo. Link, che non si sa perché non me lo mette sempre subito. Oh no, ok, sì. Ok, Siu, ho letto il messaggio di Siu, che arriva un po' più tardi. Ecco qui, personalizza sto cazzo di testo. Appunti. Live Weavers Ita. Mettiamo qui sopra i miei bellissimi capelli. Amici, la tua storia? Sì. Messaggio? No, messaggio no. Aggiungere storia in evidenza. Ok. Allora, e questa è andata. Vediamo offline. Poi, mi soffio il naso e arrivo. Rimetto la musica. Vi metto la musica, eccola qui, Tabardini. Ok, oh, eccoci qua, questo si butta. Mamma mia, mi sono piegato sullo stomaco e la polenta sta prepotentemente tornando in cima. Ah, sta tornando protagonista della serata e temo che lo sarà anche di tutta la nottata di questo passo. Giustamente, uno dice, ma l'hai già mangiato a pranzo oppure a cena? Sì. Sono un temerario mangiatore di polente con sugo di salsicce e basta pensarci che se no mi torna tutto su. Allora, quindi live cominciata. Aspettiamo che la chat si riempia un pochettino. Anche stasera metterò il link al Drive, al link di Google Drive, per avere tutti quanti gli interessantissimi. Per accedere alle fonti dell'era glaciale, del Thermalize e. The Eternalize e The Shattered Alliance. Ecco qui il drive, il link Google Drive. E vediamo un pochino. Stavo finendo di sistemare uno dei miei tanti mazzi commander, in questo caso a Minato. Che da Blink che era voglio rendere un po' più interessante. Voglio renderlo uno di quei mazzi che manipolano la cima che manipolano la cima e vincono manipolando la cima. Un po' tipo Yoriko, però con Aminato. Yoriko che è un po' un insulto dire Yoriko con il bianco.
sì, certo, scroll rack, come no, consideralo fatto, guarda, consideralo acquistato, eh. Non sembra costare nemmeno troppo scopo. Scansia di pergamene. Perché smalto in talc? Cioè, stavo guardando il DHREC per farmi un po' un'idea, ma vedo che qui. Vabbè, Rhystic Study ok, ma perché è blu il mazzo? Perché se no. Non ci piace Manifest. Cioè, praticamente il DHREC ti dà tutti i possibili temi e li mischia tutti insieme. Però è carino che ti faccia vedere le combo. Vabbè, comunque sia, adesso chiudiamo gli HREC, perché stasera si parla ancora un pochino dell'era glaciale, di The Gathering Dark, di Eternal Ice e The Shattered Alliance, i tre libri di cui abbiamo raccontato la storia ieri sera, e quindi questo mi permette di non ritornarci anche stasera. Dei quali però volevo raccontarvi anche un po' di dettagli, quindi stasera anziché parlare dei pirati della coalizione di bronzo, della Brazen Coalition di Ixalan, di cui parleremo invece la prossima settimana, stasera andiamo a commentare un pochino con chi ci sarà, se ci sarà qualcuno. Questi libri e che cosa ne penso, quali sono le scene che mi sono piaciute di più, cosa, perché secondo me sono bei libri e quali parti della storia sono state retconate e perché e come soprattutto. Per esempio, sapevate che secondo l'artbook di Dominaria l'incantesimo del mondo è stato lanciato agli Avimaia? E sapevate che invece secondo The Gathering di Eternal Ice è stato lanciato a Findhorn, che è una foresta ben distante dagli Avimaia? Lo sapevate? Sapevatelo, sull'Education Channel.
Scusate, sono estremamente preso ancora dalle carte da Minotauro, la quale non è presente durante l'era glaciale, per cui non dovrebbe fregarmene niente. Anzi, a quanto pare viene da un piano molto più caldo della dominaria dell'era glaciale. Quindi, da dove cominciare? Da dove cominciare questa nostra introduzione? Anzitutto direi che è estremamente bello, parliamo un attimo di come Jeff Grubb, l'autore della trilogia, vada a integrare i flavor text di Magic senza mai contraddirli e anzi vada a spiegare il funzionamento di alcune dinamiche prendendole pare pare dal gioco, ma rendendole credibili. Un esempio su tutti, il funzionamento del mana. Oggi noi pensiamo al mana come questa cosa indeterminata, la magia, ognuno attinge alla magia e basta. Di base ormai nelle storie appare gli incantesimi si fanno così dal nulla, d'amblé, letteralmente più di un cioè, Tamio è uno dei pochi personaggi che ancora utilizza uno strumento per creare magia, mentre gli altri ce l'hanno un po' innescata, diciamo, all'interno del loro, incorporata all'interno del loro corpo. Jace è telepate, quindi è nato telepate e sente le voci nella testa. A prescindere dal mana e da qualunque altra magia voglia lanciare, Gideon diventava indistruttibile lanciando magie senza però stare lì ad attingere al mana. E più recentemente lo stesso Kaito lancia più volte magie di telecinesi senza lanciare, è telecinetico e muove le cose. Sono più dei doni supereroistici, ecco. Effettivamente i planeswalker moderni o comunque personaggi di Magic molto spesso tendono a lanciare magie come tendono ad avere la magia incorporata come se fossero poteri, come se fossero poteri da supereroi praticamente. Ognuno ha la sua capacità, ognuno è diverso, ognuno ha una cosa dentro di sé differente, sto potere dentro di sé. In The Eternal Ice, The Gathering Storm, The Gathering Dark e di Shattered Alliance, le cose sono ben diverse. Il mana è, come effettivamente è alla base di Magic questo concetto, eppure allo stesso tempo è uno dei concetti più sottovalutati in un certo senso. Ossia, il mana viene dalla terra. Le diverse terre che colorano il multiverso, le pianure, le paludi, le paludi, le paludi, le paludi, le pianure fanno schifo, le pianure, le isole, le paludi, le montagne e le foreste sono, e le distese, nel caso degli Eldrazi, sono ciò che permette ai maghi di lanciare le loro magie. Quando noi andiamo in game a tappare un'isola, attingiamo al mana blu e usiamo quel mana blu per lanciare, per esempio, una controvocazione che abbiamo in mano, quindi che abbiamo subito così pronta e che non dobbiamo cercare. Ecco, l'unica cosa, una delle poche cose forse che Jeff Grubb non riesce a trasporre perfettamente è la mano. Perché Jeff Grubb riesce a trasporre perfettamente il concetto di grimorio, il concetto di lanciare una magia attingendo al mana dalla terra, quindi il concetto di tappare le terre per il mana. E anche il fatto di lanciare una magia, il lancio di una magia e di una contromagia al tempo stesso anche. Cosa succede quando una creatura viene
evocata tanti concetti interessanti che già Grav riesce a integrare perfettamente. Quindi, appunto, c'è il fatto che il mana sia bianco, rosso, nero, verde e blu, sia di diversi colori e a seconda di dove si è nati, si ha una diversa e delle esperienze che si sono fatte nella vita, si ha una diversa concezione del mana, un diverso allineamento, diremmo. Quindi, se sei uno studioso che ha vissuto per anni in mezzo ai libri, in una torre, in un faro che dava sul mare, presumibilmente sarai un mago blu. O comunque partirai, ti verrà molto più facile attingere alla magia delle isole. Se sei una strega, uno stregone che vive in una capanna di bambù in una palude a suonare il banjo tutto il giorno, se vivi nelle paludi della Louisiana, presumibilmente sarai più legato al mana nero. E tende ad essere molto solitario, anche egoista e spietato fino a un certo limite, tenderai ad essere un mago nero. Oppure anche dipende anche dal tuo comportamento. Persone più solitarie, più introverse e più legate come dire, allo stare da soli e un po' infischiarsene degli altri, del giudizio degli altri, fanno un mago nero. Queste qualità, tra virgolette, creano maghi neri, rendono più facile al mago attingere al mana nero. E questo è anche il motivo per cui i maghi che usano il mana nero sono tra i più incompresi proprio per via del loro carattere schivo, del loro non essere proprio, non voler essere completamente parte della società, ma isolarsi un pochettino, e quindi vengono sempre visti come il male incarnato, in quanto non sono quelli, non sono la normalità in un certo senso. E quindi da questo concetto Jeff Grubb tira fuori il fatto che a seconda dei ricordi che possiedi nella tua mente, delle esperienze che hai vissuto, sarai più incline ad andare verso un determinato colore e ad usare un determinato colore di mana. Ti risulterà più facile, mettiamola così, ti risulterà più facile avere a lanciare magie legate a quel colore di mana. Allo stesso modo, più andrai avanti nella vita, maggiore sarà la tua esperienza, maggiore sarà il numero di magie che tu conoscerai, incontrerai nella tua vita, imparerai a lanciare, e a seconda delle tue esperienze, dell'evoluzione del tuo carattere, dei luoghi che visiterai e di tanti altri fattori, potresti un giorno persino diventare un mago in grado di usare tutti e cinque i colori di mana. Non è impossibile. Oh, Necrosera, Darksu, Peekaboo anche a lei, Darksu 7. Stiamo parlando di mana. Stasera live speciale, niente Ixalan perché volevo, non so, l'ho detto anche ieri sera. Non sono riuscito a parlare completamente della storia di Era Glaciale e tutto quello che riguarda i libri Jeff Grubb. Abbiamo fatto solo la prima parte della live, ossia il sintetizzando vero e proprio. Stasera volevo un attimo commentare alcune scene, alcune scelte dell'autore e insomma fare un po' più una chiacchierata amichevole tra di noi. Io nei vostri confronti per capire che cosa, per
per darvi le mie opinioni, in base siamo qui, sono io davanti a uno schermo che vi obbligo ad ascoltare le mie opinioni. E basta. Tutto qui. Cosa comunque non differente, salutiamo tutti gli amici cattolici, non differente da quello che stava facendo il Papa fino a un'oretta fa, su Rai 1, no? Sì, su Rai 1, a parlare da che tempo che fa. Però quello è il Papa, lo sappiamo tutti che quello è un imitatore del Sommo Pontefice del Malanero, è solo uno che un plagiatore. Mentre il Sommo Pontefice del Malanero è uno unico ed è la versione migliore, ecco. Ma una volta finito di nimicarmi tutti gli amici cattolici e credenti che seguono Insta, che seguono il canale, li salutiamo calorosamente. Torniamo al nostro discorso. Stavo dicendo appunto che tecnicamente non è impossibile per un mago riuscire ad ottenere il controllo, tra virgolette, di tutti e cinque i colori di mana. Un mago che abbia studiato molto, ma che abbia anche avuto diverse esperienze, abbia viaggiato in diversi luoghi della terra, del suo piano natale, può tranquillamente nascere mago bianco e dimenticare ben presto, non dimenticare, ignorare la magia bianca, trovandosi più affine magari alla magia rossa, blu, nera o verde, una volta incontrati magari dei maghi della foresta, degli elfi o degli altri studiosi, dei barbari di montagna, queste cose qui. O di nuovo il mago di qui sopra che vive nella palude e suona il banjo tutto il giorno, il mago nero classico che tutti conosciamo. E quindi è molto interessante questo concetto, il fatto che tu abbia una riserva illimitata di mana perché attingi il mana dalle tue terre, da ciò che dai tuoi ricordi, tu ricordi le terre dove sei nato o che hai visitato nel corso della tua vita, e da quelle terre tu attingi mana. Tu, infatti, Gioda in The Gathering Dark, ne parlavamo ieri, ricorda le pianure di Giva, della provincia di Giva, dove è cresciuto, e da quel ricordo attinge il mana bianco per poter lanciare le sue magie bianche. Ed è molto interessante a questo proposito come vengono lanciate le magie da un certo punto in poi. Perché Voska, il mago rosso di cui era allievo Gioda, il maestro di Gioda, in The Gathering Dark suggerisce al ragazzo, gli spiega che lui possiede, nella sua me possiede, lui. Tutte le magie che ha imparato le ha, tra virgolette, chiuse nella sua mente e quei ricordi li conserva all'interno di una torre, letteralmente una torre mentale. Lui ricorda, ha costruito nella sua mente, lui si è immaginato una torre simile a quella dove abitava un tempo. E lì ha chiuso le sue conoscenze e ogni volta che vuole lanciare una magia apre la porta di quella torre e va ad esplorarla per trovare la giusta magia. Molto interessante è come Gioda evolva questo concetto, perché se Voska aveva una torre, Gioda a un certo punto nella battaglia contro l'Imdul ha un intero palazzo mentale. Gioda anche prima non ce ne fa dimostrazione, lo esploriamo nel momento in cui Gioda è preda della follia e della febbre, dopo la fuga dall'Imdul, mentre Jaya sta andando a recuperare lo specchietto a casa di Gusta Hermasdotter. E
già appunto a questo palazzo mentale fatto di migliaia di stanze, infinite stanze, ognuna delle quali nasconde ricordi, persone e anche ricordi delle magie. Ricordi dei suoi viaggi, ricordi della sua vita, ricordi delle persone che ha incontrato. E quando rinsavisce e va a combattere contro Imbul, lo vediamo proprio che per lanciare le magie lui ripensa al suo palazzo e man mano che entra in una stanza e tira fuori una magia e la lancia, il palazzo si comincia a svuotare e Jod è sempre più stanco. Ogni magia lanciata gli costa energia, gli costa una certa stanchezza e fino al momento in cui il palazzo è completamente vuoto, non perché lui si sia rimosso dalla memoria le magie, ma semplicemente appunto le ha lanciate tutte ed è troppo esausto per lanciarne ancora. E è bellissimo come di fatto questa situazione è quello che accade quando tutti sei, quando nel gioco è la stessa situazione che nel gioco accade quando tu hai finito il grimorio. Tu non puoi più pescare carte, non puoi più attingere a delle magie, potenzialmente hai finito anche le carte in mano. Sì, ecco, è un po' come se fosse quando non hai più carte in mano e allora sei troppo esausto per continuare a lanciare magie perché non hai la magia a cui attingere, ma oltre ad aver finito le carte in mano hai anche finito il grimorio, quindi non puoi pescare, non hai carte con cui controbattere le magie del tuo avversario e di fatto perdi la partita quando dovresti pescare una carta. Ma nella lore Jeff Grubb lo interpreta come: non è che perdi la partita, sei talmente esausto che a quel punto se il tuo avversario ha più carte di te nel mazzo, se il tuo avversario è stato più attento e meticoloso nell'usare le sue magie, allora presumibilmente riuscirà a lanciare un'ultima magia che ti distruggerà e tu non potrai farci niente. Quindi è questo che succede quando vi andate a macinare, quando un avversario perde di macina. E a questo punto è ancora più complessa la concezione di automill, perché nel momento in cui tu ti vai ad automillare, e io questo adesso faccio una piccola parentesi sulla mia storia. Durante la pandemia, durante il lockdown del 2020, l'unico lockdown che abbiamo avuto grazie a Dio in Italia, durante il lockdown avevo cominciato a scrivere la storia di un planeswalker di Tarkir che appunto avevo preso spunto dalla strategia del mio mazzo commander Muldrota, ossia automill duro e puro, per creare appunto il personaggio di Rajik, un planeswalker di Tarkir che usava la magia per cancellarsi la memoria e di fatto automillarsi la mente, automacinarsi la mente. E a questo punto avevo inventato che lui tipo prendeva i ricordi e li nascondeva in degli artefatti appositi in maniera tale poi da poter aprire quegli artefatti per poi riutilizzare le magie dal cimitero. Quindi metti immagini le carte, la mente al grimorio, togli il ricordo e lo metti nel cimitero, lo elimini dal grimorio. Nel momento in cui hai accesso al cimitero puoi usare, puoi aprire l'artefatto e lanciare la magia. E a questo punto dovrei cambiare il mio modo di vedere l'automill, perché secondo Jeff Grubb se il macina, appunto questa cosa qui, la strategia del macinare carte è di fatto esaurire le risorse dell'avversario,
allora l'automacina è esaurirsi per primo, è riuscire ad esaurire tutte le proprie risorse, ma al tempo stesso perdere completamente la testa a quel punto. E infatti il come si chiama? Lo scienziato che ti fa vincere il laboratorio Maniac è effettivamente un maniaco, un pazzo, è uno psicopatico che si è letteralmente fuso il cervello. Quindi possiamo immaginare che nel momento in cui tu svuoti appositamente e volontariamente il tuo palazzo, buttando al cesso magie senza nemmeno usarle, a quel punto scadi nella follia e nell'automill. E sei talmente imprevedibile che il tuo avversario non hai più il controllo del tuo corpo. E il tuo avversario, sì, tecnicamente potrebbe ucciderti perché tu non hai più risorse con le quali contrastare le sue. Ma sei talmente imprevedibile e folle nel tuo comportamento che alla fine l'avversario non sa cosa fare ed effettivamente tu vinci la partita. La strategia per vincere le partite è laboratori Maniac e rendersi pazzi appositamente. Che poi appunto è quello che succede quando gioco il mio mazzo Muldrota, che ho montato appositamente completamente automill. E vince con 3 o 4 carte che dicono. Ci sono anche un paio di combo dentro. Però è molto più bello quando riesci a macinarti tutto il mazzo e vinci di Jace, Wilderer Mysteries o di Laboratory Maniac o di quelle carte lì. È stupendo quando riesci a buttarti nel cimitero 100 carte, 99 carte buonasera, Sollazzo, necrosera, necrosera. Hello, student. Hello, hello, hello. E quindi stiamo parlando un po' di questo gioco di carte chiamato Magic the Gathering. Mi sa che, tra l'altro, senza fare nomi, ma Kirbo mi sa che ne aveva parlato in classroom qualche settimana fa. Quindi forse dovremmo anche invitare Kirbo a queste live. Ovviamente non dirò nomi e cognomi di coloro che sono i miei students, per rispetto della privacy. In questo caso parliamo di minorenni, quindi è assolutamente importante. Però non so quali altri kids della classroom del mercoledì di Teacher Frank giochino a Magic. In ogni caso sarà bene introdurli il prima possibile. E quindi dicevamo appunto l'automill è una strategia stupenda quando vai a macinarti tutto il grimorio per poi rigiocarlo, perché comunque Muldrota ti permette di rigiocare praticamente qualsiasi carta dal cimitero, tranne Instant e Sorcery, è sempre stupendo, è sempre stupendo. E vedere appunto raccontate queste idee, queste pippe mentali che uno si fa, che tutti i giocatori di Magic si sono fatti almeno una volta nella vita, ossia ma cosa vuol dire che io attingo, evoco le creature, attingo al mana delle terre, che vuol dire, cosa faccio, cosa faccio fisicamente, com'è possibile, io creo una terra e la porto qui da me, trasformo il terreno dove vivo in una terra, trasformo casa mia in una pianura, in una palude. Sono quelle domande che tutti si sono fatti almeno una volta nella vita giocando a Magic, sfido chiunque a non farsele. E Jeff Grubb, a meno che non si giochi a Magic, non si sia cominciato a giocare a Magic solo per il competitivo in età adulta e non si abbia nessuna voglia di addentrarsi, nessuna curiosità per la lore, e allora ci può stare che lo vedi come il poker, praticamente è semplicemente un modo per
per competere e vincere un gioco di carte. Però è anche vero che un gioco di carte è molto più complesso del poker, assolutamente, ma pur sempre un gioco di carte. Quindi giusto se hai cominciato a giocare a Magic in età adulta, ma proprio adulta inoltrata, cioè tipo intorno ai 25 anni, adulta inoltrata sembra adulta inoltrata nel senso che non sei già, che hai già abbandonato l'età dell'adolescenza, che sei ormai diventato un adulto fatto e finito, per quanto a 25 anni uno possa essere un adulto fatto e finito, ma comunque hai trovato più o meno il tuo. Diciamo, hai smesso di usare la fantasia, tra virgolette, e sei in quella fase in cui magari dici, ecco, no, invece io amo giocare a Magic per la non tanto perché ci sono i ratti ninja, ma perché è un gioco estremamente complesso dove il minimo errore potrebbe costarti partite intere, dove. Ed è anche quello il bello. La parte più bella di Magic è anche quella, senz'altro, giocarlo in compagnia. E quindi Jeff Grubb si pone queste domande. Jeff Grubb si pone queste domande e si trova le sue risposte. Per esempio, questo l'avevo già accennato. Che succede quando noi giochiamo il nostro comandante? Nella lore, che cosa dovrebbe accadere? Noi cosa facciamo? Come possiamo evocare una creatura leggendaria? Se siamo Planeswalker, non è difficile, la strappiamo dal suo piano d'origine e la obblighiamo a combattere per noi, come facciamo per tutte le creature. Ma se non siamo Planeswalker? E se siamo semplicemente. E se quella creatura in realtà è morta? Perché noi possiamo. Qui è proprio Commander, prima che esistesse Commander. Se io ho una creatura che è morta, se tu mi hai ucciso la mia Kess, per dire, il mio comandante Kess, come mai posso rigiocarlo a 6 mana anziché a 4? Oppure a 8, con 2 mana in più? È lo stesso personaggio che sta tornando in vita? Io sto evocando la stessa persona che sta tornando in vita ogni volta, oppure no? E qui l'Indul ci dà la risposta, perché in The Eternal Ice, in questo libro qui, la risposta è che per quanto lui la usi come scusa per dire a Yoda di averlo evocato, quando in realtà non è vero che lo ha evocato, l'Indul è in grado di rievocare i morti, praticamente. Cioè, l'Indul ci spiega che l'evocazione delle creature leggendarie funziona in maniera differente, perché tu, nel momento in cui tu prendi il tuo comandante e lo metti sul campo di battaglia, non stai reclamando, non stai richiamando la creatura in sé per sé, non stai richiamando Kess da Grixis che viene a combattere per te. Tu stai evocando la tua idea di Kess da Grixis, quello che hai sentito dire di lei, il tuo ricordo eventuale di questa persona, se l'hai conosciuta. L'insieme delle conoscenze che creano, che nella tua mente ti portano ad immaginare l'insieme di pensieri che vanno a creare nella tua mente l'immagine di Kess. Kess, quindi quella non è la vera Kess, non stai evocando la vera Kess, tu stai evocando una copia della vera Kess, ma una copia creata dai tuoi ricordi, dalla tua percezione. Infatti, l'esempio che fa l'Indul è chiede a Yoda di evocare una sedia.
Yoda, usando il mana bianco, evoca una sedia di legno, classica sediaccia da 4 soldi, buttala così sul momento, una sedia normale, una normalissima sedia. L'Hyndul, usando il mana nero, evoca una sedia d'ossa, perché per lui quella è l'archetipo di una sedia. E gli spiega: vedi Gioda, se io e te abbiamo idee diverse della sedia, è perché abbiamo evocato due idee diverse dello stesso oggetto. Però la sedia originale è ancora qui. Lindu gli fa: ok Gioda, vedi questa sedia, una sedia di paglia? Vai, evocami la tua idea di evocami una sedia qui su due piedi. E lui gli evoca una sedia in legno. L'Hyndul gli evoca una sedia di ossa e gli dice: vedi, io ho evocato una sedia di ossa, tu l'hai evocata di legno. Quindi, però quella originale, la sedia di paglia, è rimasta ferma al suo posto. Nessuno l'ha richiamata nella cieca eternità, attraverso la cieca eternità. Quindi ogni volta che voi giocate, per dire Minato, ogni volta che la regione che muore, voi semplicemente non fate che rievocare l'immagine di Aminatou, una copia di Aminatou, pagandola un po' di mana in più, perché ogni volta è un po' più difficile riuscire a rievocare la stessa persona. Richiede più tempo, chiaramente, perché richiede più energie. Quindi Jeff Grubb si è inventato la regola del comandante prima ancora che la regola del comandante esistesse. Rendiamoci conto, quest'uomo che cavolo di fantasia che c'aveva. Ed è incredibile questa cosa, mi ha lasciato veramente. Mi ha colpito veramente tanto in maniera positiva, perché non ho mai visto nessuno. Ancora adesso, per quanto Kamigawa Neon Dynasty abbia una storia molto interessante, assolutamente una delle migliori degli ultimi tempi, una delle migliori di sempre, direi, seppur inferiore al lavoro di Jeff Grubb, comunque nessuno si pone queste domande. La magia è data un po' per scontata. Come funziona il pergamino di Tamiyo? Boh, nessuno lo sa. Lei legge la pergamena e fa la magia. Ma di base non attinge al mana non sappiamo di che tipo di mana siano le sue magie. A che tipo di mana attinga? Essendo lei blu e verde, dovrebbe avere quindi il potere delle foreste e delle isole. Dovrebbe essere una gran conoscitrice delle foreste e delle isole. E quindi, insomma, nessuno si fa più queste domande, anche a ragione, magari per rendere la narrativa un po' più, sicuramente più veloce. Però cavolo, quanto sono belle queste idee, cioè, quanto è bello che arrivi un autore all'inizio, perché questi sono libri scritti alla fine degli anni 90, e c'è cioè, The Gathering Dark, che è il primo, è del 99, forse 2000. No, 99, giugno 99. Il primo è del giugno 99. Quindi Magic non aveva ancora compiuto 10 anni. Esisteva come il sommo stesso, noi generazione del 93, esisteva da 6 anni. Neanche, ne avrebbe compiuti 6 a giugno, quindi aveva 5 anni e mezzo Magic.
erano ancora agli albori in un certo senso del gioco. Aveva potuto svilupparsi sicuramente, c'era già l'idea di costruire una narrativa diversa e più strutturata con la guerra, con tanto che erano già usciti Planeshift, Apocalypse e Invasion. Però ecco, nessuno si era ancora fatto queste domande e Jeff Grubb mette un punto fermo su questa storia. Ti dice: guarda, le cose stanno così. Poi nessuno, non è vero nessuno. Probabilmente sono sicuro che Foul potrebbe correggermi e dirmi: guarda, sommo, nei libri più vecchi, nella lore pre-revisionista, queste domande se le facevano in continuazione. Ed effettivamente c'erano Serra e Feroz che rappresentavano proprio questo, rappresentavano due individui che volevano andare contro l'evocazione delle creature, che in quel caso da parte dei Planeswalker si traduceva nello strappare un individuo dalla sua casa, dalla sua terra d'origine e costringerlo a combattere. E LOL, una copia. È stupendo poi anche dei libri, una piccola chicca che io ho adorato è che ogni capitolo del libro si apre con un commento. Ci sono una paginetta, massimo una pagina e mezzo, nei casi più rari, ma di solito è una paginetta o mezza paginetta sì, di solito è mezza paginetta scritta in corsivo che è praticamente un gigantesco flavor text. E ognuno di questi commenti sono scritti da Arcol. Da Arcol, lo scholar di Nuova Argivia. Quindi uno studente, uno studioso di Nuova Argivia. Scholar of the First Sin. Sì, è uno studioso di Nuova Argivia. Quindi Grubb inserisce nella narrativa, al di fuori della narrativa, un commento sugli eventi che stanno per accadere e che stanno accadendo. Che è estremamente interessante perché ti crea, a parte che fa dei commenti sulla storia che valgono anche per la storia nostra e sono preziosissimi, sono cose che si studiano all'università, per dire. Cioè, per esempio, il fatto che la storia sia molto di più di una serie di eventi che ci appaiono tutti lineari e che c'è un inizio e una fine precisa. Il Medioevo inizia nel 476 d.C., stavo per dire a R, dopo la caduta dell'Impero Romano e finisce nel 1492 con la scoperta dell'America. No, in realtà no, capito? Stavo per dire R veramente, sì, ormai sono fissato con R. In realtà no, è molto più complesso di così. Le datazioni di Magic si fanno impazzire assolutamente. Lascia perdere, lascia perdere. E ti dice appunto, non è che le cose avvengono, e poi non è che le cose vengono portate, le storie vengono portate avanti, le cose accadono perché i grandi nomi che vengono ricordati dalla storia hanno fatto in modo che quegli eventi accadessero. Non è Red Darian, Joda, Jaya, Lovisa, Cold Ice, non sono loro a far finire l'era glaciale. Non è Freyalize a far finire l'era glaciale. L'era glaciale è, cioè tecnicamente sì, lei, le Freyjalas lancia l'incantesimo del mondo e ufficialmente finisce l'era glaciale. La verità è che però la struttura sociale dell'era glaciale, quindi i regni, la geografia di Terisiare,
La prof disse, le ciaci disse che le datazioni che conosciamo sono su convenzioni, non esistono molte altre. Assolutamente, sì, le datazioni, ma infatti la prima cosa che ti insegnano all'università di storia è non ha alcun valore che tu ti ricordi la data. Non mi serve che tu ti ricordi l'anno in cui è successo qualcosa. O meglio, in alcuni casi specifici, sì. Dipende dal contesto, chiaramente, ma in generale, se tu ti ricordi che gli eventi che sono accaduti e li sai contestualizzare all'interno di un piccolo periodo storico, di un decennio per dire, esempio, non ti ricordi quando c'è stata la Rivoluzione francese, però ti ricordi che avviene sul finire del Settecento, alla fine del decennio degli anni Ottanta del Settecento. Ma tecnicamente dura anche di più. Ufficialmente la Rivoluzione francese per noi è 1789. No, la Rivoluzione francese non è che inizia il 1º gennaio 1789 e finisce il 31 dicembre 1789. Le cose sono complicate. Poi sì, lo sbarco sulla Luna è avvenuto nel 69, nel luglio del 69. Perfetto, ok. Però non ti interessa sapere che era il luglio del 69 se non per farne una ricorrenza. Di base le date esistono per le ricorrenze. E per cercare di stabilire un ordine, come dice lo stesso Jeff Grubb, all'interno di quello che è un caos ribollente di eventi che si confondono l'uno con l'altro. Perché è molto più facile per noi immagazzinare delle cose, strutturarle, piuttosto che dare loro l'ordine corretto. Quindi il decennio gli anni 70 in Italia, degli anni 70 e 900, sono un periodo terribile tra Brigate Rosse, Necrosera Foul, Necrosera. Sono conosciuti come gli anni di piombo. Ma gli anni di piombo non è che iniziano il 1º gennaio del 1970 e finiscono il 31 dicembre 1979. Sono, sia, cominciano gli eventi già da prima. Tranquillo, fa, non ti preoccupare, anzi. Gli eventi si innescano già dal decennio precedente, alcune situazioni che si portano. Si strascicano fino ad arrivare, si trascinano fino a creare il terrorismo negli anni 70, che poi porta, comunque si conclude solo all'inizio degli anni 80 con una gran radicale con un radicale cambiamento che non avviene dal giorno alla notte. Le Torri Gemelle sono cadute l'11 settembre 2001, ma non è importante ricordarsi che sono cadute l'11 settembre 2001. È importante ricordarsi come si è arrivati a quel punto e cosa è successo dopo. Allo stesso modo, tutto questo è scaturito dal fatto, Paul, per riallacciarti un attimo, dal fatto che queste cose le dice Jeff Grubb, le dice Arcole, lo studioso di argiva, all'inizio di ogni cazzarola di capitolo. Ed è stupendo perché lo dice chiaramente. Lo dice, dice di Dominaria, della storia di Kjeldor, quasi come Wiseman, esatto. Lo dice, lui parla della storia di Kjeldor, della storia di Tirisiare, non è che ti parla chiaramente del mondo nostro, però vale, le cose hanno valore anche per il nostro mondo. Hanno assolutamente valore. E da me, dal mio punto di vista, che sono appunto storico, non wannabe, nel senso ho fatto studi storici all'università, e comunque sono un appassionato di storia, io ci vado a nozze con questa cosa. Perché è fin troppo diffusa l'idea che no, vabbè, ma la storia è solo un insieme di date noiose, eventi che succedono uno di seguito all'altro, e gente cretina che non si accorge che le cose stanno cambiando. E grazie al cazzo che sono quelli che hanno fatto la prima guerra mondiale sono dei pazzi scriteriati. Perché non si sono dei deficienti che non si sono accorti che stavano facendo la guerra. Duh, che imbecilli.
Eh sì, la scuola italiana purtroppo la mette giù così, infatti è una cosa problematica. Facile dire, Hitler e Mussolini erano solo due pazzoidi che hanno voluto, che volevano conquistare il mondo. No, non è così, erano due persone. Due persone con diversi, con problemi probabilmente mentali gravi, che hanno fatto del male, ma che erano persone, non sono orribili, cioè non sono dei mostri schifosi usciti dal nulla. Sono ciò che la società ha creato in quel periodo. Stupidi noi che non ci siamo accorti del Covid, esatto. Nel futuro si dirà, quei coglioni non si sono accorti del Covid, che deficienti. Era così che cosa? All'inizio del Covid si diceva che era solo una febbre che veniva dalla Cina. Pff, che deficienti! Ma che veramente non si sono accorti che era una cosa pericolosa? Ma per favore, ma chi ci crede? In realtà c'è un sacco di letteratura spazzatura che reinventa il passato in base a qualche ideologia o qualche interesse personale, esatto. E quello altrettanto sbagliato. Perché reinventare il passato non è qualcosa, la storia non è qualcosa di certo, non è una scienza sicura. Perché tu puoi leggere tutte le fonti che ti pare, ma nel momento in cui il giorno dopo si scopre, tu nel momento in cui hai scritto un libro, leggendoti tutte le fonti, leggendoti tutte le carte, i documenti legati, che ne so, a Napoleone, e il giorno dopo la Russia ti apre gli archivi e spuntano fuori cose che vanno a contraddire alcune idee che tu avevi scritto, la storia cambia. Quindi la storia è in continuo mutamento. E non è un qualcosa di fisso, però alcuni punti fermi anche all'interno della storia ci sono, quindi cioè ci sono dei dati per provare quello che si dice. Appunto, nelle ricerche, mettendo insieme più persone, tendenzialmente quando più persone decidono quando più persone sono d'accordo nel dire una cosa, nei documenti, persone lontane tra di loro dicono la stessa cosa, nei documenti significa che è qualcosa che è successo, evidentemente. Non ricordo purtroppo il nome dello storico, ma quando è andato dall'URSS mi ha chiesto lo storico in questione come pensasse sarebbe cambiato il futuro. Lui ha detto tipo il futuro cambierà velocemente e drasticamente, ma mai tanto quanto il passato. Non lo conosco. Gli storici sovietici non ne conosco, onestamente. Cioè, ex sovietici. Però sì, è verissimo, nel senso. Ed è bellissimo proprio per questo, perché è qualcosa che non è fisso e mutevole, e non è fisso e messo nero su bianco nella roccia. È una costante scoperta, frustrante. Sicuramente, perché tutto può cambiare, tutto può essere invalidato da un momento all'altro. Io lo percepisco in piccolo con Innistrad. Eh sì, poi esatto, la storia dell'URSS è stata raccontata soprattutto in base a quell'ideologia lì, l'ideologia comunista leninista e stalinista. Tra l'altro, cioè, pure lì, l'Unione Sovietica. Khrushchev arriva negli anni 50 e riscrive la storia, letteralmente. Stalin, che fino ad allora aveva avuto statue in piazza, era venerato come il salvatore della patria, colui che aveva difeso l'URSS e Stalingrado durante la grande guerra degli anni 40, cioè insomma durante la seconda guerra mondiale, aveva cacciato l'invasore tedesco e invece Khrushchev dice, ragazzi, sì, ma siccome io voglio prendere il potere, devo dire che Stalin era un po' uno stronzo, ragazzi. Era quello che mandava la gente nei gulag, era quello che ha affamato l'Ucraina. Era quello che ha strappato la gente dalle campagne per buttarle nei gulag e allora. Io mi sto per il sociale, le cose belle della live, ma quale altra community manager che dà queste cose? Esatto. Certo, ci credo che c'è gente che ancora adora Stalin nella Russia sovietica, cioè la Russia sovietica. La Russia moderna
abbastanza ovvio in realtà, perché se è stato educato, come da noi è abbastanza ovvio che ci sia Gentaglia che adora Mussolini e il fascismo. Sono stati educati sotto una certa idea. Purtroppo anche queste persone che adorano Stalin sono gentaglia, nel senso questi individui sono stati talmente tanto importanti nella storia dei loro paesi, hanno letteralmente ridisegnato il paese come lo volevano loro, che è impossibile. Soprattutto hanno creato un tale consenso intorno alle loro figure, una tale ammirazione, che è impossibile che qualcuno non li veneri. È difficile, ancora dopo 100 anni quasi, non 100 anni, però quest'anno sono 100 anni della marcia su Roma, a ottobre, c'è gente che è stata educata nel culto del fascismo, di Mussolini, il grande capo, eccetera, eccetera, eccetera. Lo stesso di Stalin, gente che il nonno del nonno aveva partecipato alla guerra. Avevo letto un bellissimo libro, tra l'altro avevo comprato un ebook su Amazon. Non mi ricordo come si chiamasse, adesso ve lo cerco al volo. Che raccontava proprio la storia di una donna, di una donna soldatessa che aveva lottato, aveva combattuto in URSS, e questa signora, questa ragazza che aveva combattuto da ragazza i tedeschi e gli italiani, quindi gli invasori dal suo punto di vista. Ecco, adesso lo cerco. Ve lo consiglio il libro perché è interessante. Ecco. No, mi fai vedere come si chiama. Eccolo qui. Svetlana Alexievich. La guerra non ha un volto di donna. Che parla appunto delle donne in Unione Sovietica, le donne soldato dell'Unione Sovietica che hanno combattuto la Seconda Guerra Mondiale. E che all'inizio in realtà, prima di combattere nella guerra, non erano nemmeno così convintamente staliniste. Non erano così convinte che il comunismo è la soluzione a tutti i problemi, Stalin è il grande leader che ci porterà verso il futuro. Anzi, molto spesso alcune di queste persone gli stava sul cazzo Stalin, gli stava profondamente sul cazzo questo, perché magari aveva tolto le terre ai loro parenti. Per statalizzarle e tutto quanto. Ma dopo la guerra, il culto di Stalin, loro stesse e loro stessi, perché è una cosa che succedeva sia agli uomini che alle donne, ma soprattutto in questo libro si parla appunto dal punto di vista femminile. Adesso vedo se. E lo so, siamo passati a parlare di Grab, da Grab all'Unione Sovietica, però ragazzi. È così, lo sapete, ed è bellissimo così, secondo me. Adesso ve lo faccio vedere. No. Ecco, questo qui piccolino. Se partiamo da Westman, al massimo proviamo a parlare di Sanremo, esatto. E quindi appunto diceva, ecco qui, la guerra non ha volto di donna. Raccontava del fatto che queste persone non avessero in alcun modo, in realtà, di base non fossero interessate non fossero cadute vittime, tra virgolette, della fascinazione della propaganda del regime, ma nel momento in cui si trovano, proprio perché magari vivevano lontane dalle grandi città, vivevano in paesi sperduti dove la propaganda non arrivava così forte. Ma una volta entrate nell'esercito e una volta combattuto, una volta dopo aver visto i propri compagni cadere per proteggere la rivoluzione, per proteggere i discendenti della rivoluzione, diciamo, della rivoluzione comunista di Lenin, allora si erano convinte e convinti, ma ripeto, convinte perché questo libro. È interessante proprio per quello, perché affronta il punto di vista femminile della cosa.
che è molto interessante. Sì, lì in qualche caso, in questo modo, in questo, nel caso delle fasce di combattimento è differente, adesso ci arriviamo, perché la cosa delle donne, qui finisco il discorso sull'URSS, appunto loro all'interno dell'esercito venivano imbottite, tra virgolette, di propaganda e avevano combattuto per quell'ideale e avevano vinto, il loro ideale aveva vinto, la loro ideologia aveva vinto, il comunismo aveva vinto, aveva strappato le terre ai tedeschi assassini, invasori, anche se ovviamente sappiamo tutti che Stalin con Hitler si erano messi d'accordo all'inizio per spartirsi la Polonia e quindi in realtà la propaganda appunto è costruita sulla falsità, sull'odio verso i tedeschi che è stato tirato fuori dal cilindro all'ultimo minuto. E loro si erano convinte che noi abbiamo vinto e allora Stalin è dei nostri, Stalin ci ha portato verso la vittoria, il comunismo non può che vincere ed è stato anche quello che poi ha portato uno dei vari fattori ideologici che ha portato l'Unione Sovietica a rimanere un po' troppo invischiata nella sua stessa propaganda e finendo per mantenere uno status quo. E un no, ma noi siamo forti, il comunismo deve vincere per forza perché ha vinto la guerra. Che poi è simile a quanto l'America ha fatto poi con noi abbiamo vinto la guerra e noi abbiamo ha fatto successivamente dopo la guerra fredda più che altro, quindi dagli anni 90 fino agli anni 2000. Ossia, la nostra ideologia ha vinto su quella del nemico. E quindi noi non possiamo non abbiamo vivremo sempre benissimo perché la nostra ideologia ha trionfato e noi andremo avanti su questa ideologia senza cambiare mai. Che non è una contrapposizione comunismo-capitalismo, non è una cazzata del genere, è una questione più degli Stati Uniti, l'idea di Stati Uniti, nazione forte, grande e potente. È l'ideologia statunitense, diciamo. Mi soffio il naso e rispondo a Paolo. Nel caso dei fascisti, in realtà lì la cosa era ancora più differente, era un po' differente perché eri costretto a starci dentro. Perché la Russia, la differenza. C'era qualcuno che aveva dato una spiegazione scientifica che questi meccanismi psicologici ti portano ad aderire a qualche ideologia, a qualche setta. Sia di pregiudizi cognitivi e meccanismi automatici del cervello umano che derivano dalla nostra evoluzione. Niente, con la mia vita di merda non ricordo né chi né dove. Beh, sì, ma se ci. Guarda, io ti dico solo questo. A settembre, a fine agosto scorso, quando sono partito per Teros. Ero partito per fare un campo, un SCI della società, come cacchio si chiama? L'SCI, dai, Servizio Civile Internazionale, su Teros in Grecia, a proposito del fascismo e della propaganda fascista. E nel momento in cui mi sono andato a ristudiare, perché avevo fatto una specie di mini tesina, diciamo PowerPoint, mi sono andato a ristudiare le canzoni fasciste, la propaganda fascista, il loro modo di pensare e quello che la propaganda trasmetteva, mi ci sono ritrovato, nel senso io che sono assolutamente antifascista e che assolutamente non condividevo la loro propaganda, non condivido tuttora la propaganda fascista, ma allora, la carta, io pure ogni tanto i canti del fascismo me li risento, perché anzitutto sono canzoni che sono fatte per essere accattivanti, sono catchy, come direbbero gli inglesi. Sono fatte apposta per essere accattivanti. Poi è divertentissimo che adesso hanno fatto uscire tipo Faccetta Nera, però versione lightcore, con i commenti sotto Giappone, Italia, anime, cazzate del genere. Sono belle. Però devi stare attento a non cadere chiaramente vittima a non crederci. Faccetta Nera parla di soldati
italiana, dell'abissina, della giovane bella donna di colore dell'abissina, appunto. Il vuoi essere venuto fuori con la Casa de Papel? Sì, Madonna, la Casa de Papel, lasciamo perdere. Strumentalizzare la musica in quel modo, una musica, una canzone che ha un significato profondo di libertà, che non è la stupida libertà di ci liberiamo, siamo anticonformisti, guardateci quanto siamo anticonformisti. E, cioè, la canzone di libertà contro ogni forma di dittatura di gente che ha combattuto per liberarsi dalla dittatura, usata così a cazzo di cane, perché wow, sono così ribelle, ribellini. Però stavo dicendo, Faccetta Nera, il testo parla di è una cosa orribile di fatto, una canzone orribile, tremenda, parla di una ragazza di colore, una giovane abissina, quindi dell'Etiopia, che aspetta in riva al mare in attesa della bandiera, quando sventolerà la bandiera italiana, noi fascisti italiani civili, persone per bene e altolocate, importanti, assolutamente più civilizzate di voi poveracci che state lì a mangiare il pane, a mangiare i sassi e a fare buga buga. Perché nello stereotipo razzista del fascismo era quello la che faceva l'abissino, l'etiope. Sì, poi tra l'altro ci sono: non marceremo insieme a te, sfideremo davanti a luce e davanti a re. In realtà credo sia una delle versioni più, perché ce ne sono state poi tante, è stata modificata nel tempo. Quella originale diceva: noi ti daremo, quando saremo vicino a te, noi ti daremo un'altra legge e un altro re. Quindi noi ti libereremo, o abissina. Noi fascisti arriveremo, il grande italiano, a salvarti da quella tua orribile, disgustosa situazione di povertà, di arretratezza. Non lo so se era la seconda, non mi ricordo. Comunque avevo fatto una mezza ricerchina. E poi vi passo il PDF se volete di questa mia mezza semi-ricerchina. E appunto è tremendo, è bellissimo nel senso che dal punto di vista di un italiano dell'epoca, ti senti, se la vedi da quel punto di vista, ti senti legittimato a fare qualunque cosa. Poi torniamo a parlare di Jeff Grubb, ve lo prometto. Cioè, però poi se ci pensi, questa canzone... fatemi recuperare un attimo il PDF. Cioè, tu eri legittimato ad andare in Etiopia, nell'Abissina, a fare la guerra perché così mannaggia, chi so io, potevi fare quello che ti pareva perché tu eri il liberatore, tu andavi lì con l'idea di liberare. Non certo con l'idea di fare. E quindi loro dovevano sottostare alla tua volontà perché tu eri lì per liberarle. Ecco, la propaganda italiana tra le due guerre. Però, guarda caso, in quegli stessi anni, mentre risuonavano i canti di risuonava Faccetta Nera, 2 anni dopo l'attacco all'Etiopia, Mussolini, guarda caso, fa una legge contro lo stupro delle donne in Abissinia. Perché? Vediamo un attimo se lo riesco a trovare. Ecco. Perché nel frattempo gli soldati italiani erano andati in Etiopia, si erano portati le mogli e Mussolini promuove proprio perché c'era il problema di la razza inferiore che contamina il puro sangue italiano e quelle cazzate del genere. E c'era un problema proprio di semischiavitù praticamente. Perché le donne
le donne africane, le donne etiopi erano viste come corpi da reclamare come premio per averle liberate, no? Quindi erano questi oggetti da conquistare. Studente di Ecco, per risolvere il problema dei soldati italiani che tornavano a casa con uno o più concubine etiopi, quindi andando a creare, esatto, una live fantastica, ragazzi, andando a creare un problema con la religione cattolica, che sei cattolico fascista, però c'hai i tuoi c'hai le concubine, che vuol dire? Mussolini proibì ogni relazione tra italiani ed etiopi. Mussolini, nel senso il fascismo, proibì ogni relazione tra italiani ed etiopi. Ciò nonostante, e da questo poi, da questa idea, volentieri fa. Da questa idea, da questo problema degli stupri, delle concubine abissine e dalla mescolanza, diciamo, delle razze, tra virgolette, questa concezione, ripeto, nella concezione dell'epoca, nasce nascono le leggi razziali italiane. Sì, la collezione di farfalle, esatto. L'università degli anni 30 spiega la cultura fascista tramite i discorsi di Duce. Ah, beh, interessante. Nel 1938 l'Italia fa le sue proprie leggi razziali, stabilendo quali sono i limiti tra le varie razze e quali le razze possono e non possono mescolarsi. E nel momento in cui leggevo, quindi facevo queste ricerche tra le immagini e i libri e i siti che ho consultato, per carità, non è una ricerca, non è una tesi vera e propria, era una ricerchina un po' così. Però ci stavo cascando anch'io, perché nel frattempo ascoltavo le canzoni fasciste e Paola ha mandato giustamente molto, molto interessante, grazie. Mi sentivo di sottofondo delle canzoni fasciste per andarle ad analizzare e un po' ci credevo. Cioè, dovevo ricordarmi che io, Francesco, non sono quel genere di persona e che essere fascisti nel 2022 ha assolutamente zero significato. Però io non riesco a non pensare che se fossi vissuto un secolo fa, Francesco Cammilargio, per come sono fatto io, per chi non sono e tutto quanto, con una vita diversa sicuramente, ma io non credo che sarei stato, che non sarei stato fascista. Io non sono sicuro che non lo sarei stato, perché probabilmente mi sarei lasciato contaminare dalla propaganda, visto che oggi al Francesco che non ha alcuna ramificazione fascista né nessun interesse nel essere fascista, perché non lo sono e anzi mi disgusta profondamente l'idea stessa di esserlo, perché rimpiangere un periodo del genere è pura stupidità. Però la propaganda a distanza di un secolo mi faceva un po' effetto. Figuriamoci sentirla tutti i giorni per radio. Io non sono sicuro che se fossi vissuto a quell'epoca, non sono sicuro che è facile oggi dire, è facilissimo dire, vabbè, ma se fossi vissuto all'epoca di Mussolini, io mai mi sarei dichiarato fascista. No, cioè, su, io la penso così perché è molto facile. Col senno di poi è facilissimo dire, ragazzi, no, che schifo, no, figuriamoci. Nel 24, magari nel 33, nel 32, non mi sarei mai messo a sfilare per le strade
Non sarei mai sceso in guerra nel 39, nel 41, no, nel 40, l'ho dette tutte. Nel 40 non sarei mai sceso in guerra a farmi ammazzare per questa stronzata. E no, è facile dirlo col senno di poi, che saresti stato dalla parte dei partigiani. Ma la verità è che molti di noi avrebbero fatto, magari non tutti saremmo stati dalla parte del fascismo, ok? La maggior parte di noi presumibilmente sarebbe stata l'eminenza, la parte, no, l'eminenza, quella è un'altra storia, è la parte grigia della società. Quelli che durante la Repubblica di Salò non andavano a combattere sulle montagne con i partigiani, ma nemmeno andavano a sparare, ad impiccare i partigiani con i nazisti. Persone comuni che magari avevano comunque delle simpatie per l'una o l'altra fazione, ma saremmo stati. E poi, appunto, io credo che, ripeto, è estremamente facile dire col senno di poi, ed è una delle tante cose che vengono dette anche in questi libri, ma io non avrei mai fatto una cosa del genere. È facile accusare gli altri di essere dei coglioni che si sono lasciati contaminare, si sono lasciati convincere da un pazzo scriteriato. Facile pensarla così. Poi guardi al presente e pensi che hanno votato Trump l'anno scorso, poco, un anno, un mese fa, esatto. Trump ha letteralmente portato dei pazzi isterici ad andare ad attaccare il Parlamento, la Casa Bianca. Era la Casa Bianca, no? Sì. L'anno scorso, quando c'è stato l'attacco lì a Capitol Hill, sì, attacco, ok, per carità. Sì, ma infatti io non accuso, cioè io ce l'ho con i fascisti moderni, io disprezzo i fascisti moderni perché per me non ha alcun senso essere fascista oggi. Coloro che erano fascisti all'epoca, per loro provo solo pena, perché erano persone che erano convinte sicuramente di essere nel giusto, ma erano persone che volevano vivere la loro vita e basta. E cazzarola, Emrakul, esatto, il fascismo moderno è Emrakul, anche il fascismo del passato era Emrakul, lavaggio del cervello in tutto e per tutto, paura del diverso, paura del fascismo in Italia è nato con avete paura dei borghesi, borghesi tra virgolette, l'alta borghesia aveva paura del pericolo rosso perché i contadini e gli operai gli hanno state fatte delle promesse durante la prima guerra mondiale e dopo la guerra questi incazzati e armati avevano detto ragazzi le promesse si mantengono, se non le mantenete noi ci incazziamo, giustamente terrorizzati l'alta borghesia, appunto terrorizzata dal fatto che ci potesse essere una rivoluzione russa in Italia, si affidarono a questi manganellatori, questi psicopatici che davano fuoco alle sedi, no, alle sedi dei partiti, perché non c'erano le sedi dei partiti, comunista soprattutto non esisteva neanche all'inizio. Però che si presentavano a picchiare la gente e a reprimere nel sangue ogni forma di dissenso. E venivano considerati delle ragazzate. Sì, vabbè, ci sono intere documentazioni di poliziotti e magistrati che dicevano dei fascisti della prima ora, ma sì, ma sono ragazzi, in fondo cosa hanno fatto? Hanno solo picchiato qualche stronzo che osava ribellarsi, non hanno fatto nulla di male in fondo, anzi, quasi quasi se la sono meritata con gli infami. Ed ecco lì che da quel punto è poi stato una palla di neve che discendeva, che è scesa per la montagna e ha fatto un casino. Come siamo finiti a parlare di tutto ciò? Vabbè ragazzi, scusate, no, no scusate, in realtà non è che scusate, perché per me è stato molto interessante questa lunga parentesi storica.
dare le mie opinioni su questa parte del fatto che questi libri ci abbiano portato a questa parentesi storica. Per me è estremamente importante, estremamente emblematico di cosa possa essere la saga e di cosa sia per me il Magic. Ha voglia a dire, vabbè, ma è una roba per bambini, il fantasy è una roba per bambini, in fondo cosa te ne frega del fantasy? Sono solo maghi che lanciano palle di fuoco. Che schifo. Cresci un po'. Ma se hai la mente giusta per approcciare la cosa da un Magic è istruttivo, assolutamente. Dipende dalle circostanze, perché Wiseman e Dominoria sono tutto tranne che istruttivi. Sono istruttivi in negativo, ti insegnano come non si scrive una storia, per esempio. Però Magic, secondo me, come gioco in sé, ti apre la mente, non nel senso di Dio, ho scoperto tipo Matrix, pillola rossa o pillola blu, boom, mi si apre un mondo, oh, adesso sono super consapevole di tutto, no, ti aiuta al ragionamento. Queste cose interdisciplinari mi fanno venire quasi col cibo. No, non si dicono certe cose, non si dice. Venire si intende arrivare, andare, ok? Mi fanno venire qui. Non si dicono certe cose con dei minorenni potenziali in chat su. Attenzione, basta, basta che i genitori mi denunciano. Già domani devo avere ciò a che fare con la prima elementare che i genitori si sono lamentati che parlavo un pelino in italiano durante la lezione di inglese. Mamma mia, ragazzi, veramente, i genitori sono qualcosa di orribile. Orribile. Ma non più orribili di Wiseman. E torniamo quindi alle cose belle, tipo di Eternal Ice. Io qui mi ero salvato alcuni pezzetti per discuterne insieme, mi ero salvato, mi ero fatto un. Vabbè, abbiamo parlato quindi anche del fatto dell'automill e del macina e del fatto che Soda nel momento in cui il suo palazzo si svuota. Di fatto rimane senza magie da lanciare. Per esempio, Faul, tu come l'hai interpretato quel pezzetto? Perché per me il fatto che Joda durante la battaglia contro Lindul svuota il palazzo, a livello di gioco lo avevo interpretato come finisce, svuota la mano e svuota il grimorio. Rimane senza carte in mano e senza carte nel grimorio. E quindi, oh, ecco, rimettiamo lo sfondo che tanto vi avevo fatto vedere il libro. E quindi niente, insomma, è estremamente interessante. E adesso invece torniamo al discorso un po' più magico, diciamo. E voglio affrontare un po' di interpretare scene di libri come situazioni di gioco è abbastanza difficile. No, sì, è certamente difficile, però è molto bello la possibilità che te lo lasciano fare. Cioè, per dire, l'idea, l'avevo detto prima, Jeff Grubb ha letteralmente inventato la regola del comandante, però anni prima che il Swiss Commander diventasse il formato che conosciamo oggi, quindi il fatto che Joda e Lindul fanno quel discorso sulle sedie evocate e quindi quando evochi qualcuno in realtà stai evocando la sua copia, che è la tua immagine di quella creatura, per quello quando la creatura muore in realtà torna nella zona di comando, però è sempre figo, sì, è veramente molto interessante. Quindi abbiamo un po' interpretato la cosa. Poi sì, in generale comunque le situazioni di gioco
da interpretare nella lore sono, non c'è mai un'interpretazione univoca. E quindi questa cosa comunque dello studioso Arcole è estremamente bella perché aggiunge tantissimo alla storia. Già la storia è bella di suo, ma appunto il fatto che ci sia questo futuro che per noi ormai è passato, perché questo qui scrive intorno all'epoca presente, nel momento in cui uscivano questi libri, quindi presumibilmente intorno agli anni dell'invasione fireziana. E Arcole però faceva ricerca di avvenimenti accaduti un millennio prima. Esatto, è come l'anonimo dei promessi sposi, praticamente, esattamente. Giusta osservazione. Che fa... è la scusa per... Beh, in questo caso non c'era nessuna censura da passare. Però è il fatto che va a raccontare, aggiunge un occhio diverso, che è lo sguardo dell'autore, ma che se lo scrivesse l'autore basta, avrebbe molto meno significato. Cioè, ti va a dire ciò che l'autore sta pensando di quelle cose. E poi è bellissimo anche tutto il discorso che fa sulle generazioni, a un certo punto in The Shattered Alliance, mi sembra, che fa tutto un bel discorso sulle generazioni, sul fatto che per ogni generazione pensa di vivere nell'età peggiore, quando in realtà e vede l'età precedente, l'epoca precedente, la generazione precedente come vissuta in un'era di meraviglia e splendore. Quando in realtà la stessa generazione precedente pensava la stessa cosa e invece apprezza magari maggiormente l'epoca presente perché ha vissuto un'epoca peggiore effettivamente. E quindi è anche contro la nostalgia in un certo senso. Rimanendo comunque molto positivo, molto ottimista nel momento in cui mette in scena comunque i personaggi di Alexandrite e di Lothar, Vadi Dark Seer, che sono la nuova generazione che porterà per la quale comunque l'idea di unire i due regni di Balduvia e di Keldor non è così assurda. Hanno un livello culturale secondo solo alle trasmissioni di Piero e Alberto Angela. E addirittura adesso non esageriamo, però sì, io faccio sempre del mio meglio, ragazzi. Io spero sempre di portarvi del mio meglio. L'importante è che ci divertiamo. Se ci divertiamo, non esageriamo però sì. Non esageriamo, nel senso. Perché sono seconde? Voglio dire, Piero e Alberto dovrebbero venire dal sommo in ginocchio a chiedere la benedizione. Dovevo esserci io sul Rai 1 a rispondere alle domande di Fabio Fazio al posto del mio falso, del mio corrispondente, ecco, della mia contrapposizione, della mia parte malvagia questa sera. Perché sì, prima della live mia madre e mio padre stavano guardando il Papa sul Rai 1. Ognuno è libero di fare quello che vuole, perché là però, francamente, è stato qualcosa di difficoltoso. Puoi fare un esempio, non lo dico, se no viene giù tutto. E comunque sì, lasciamo perdere discorsi troppo complessi, però appunto l'idea è che comunque noi ci divertiamo e che se portiamo un po' di cultura è sempre bene. La mia intenzione non è di fare cultura vera, esatto, riesco altrimenti. Non è che io abbia intenzione di trasformare queste live in un momento in cui devono essere cultura e basta. Quindi io mi definisco l'unico che può portare la cultura, perché stiamo parlando comunque di Magic. Ed è importante comunque rimanere su Magic, anche quando parliamo di argomenti importanti.
interessanti, perché io poi mi diverto a parlare della storia del mondo reale, ma mi diverto ancora di più a fare dei paragoni con ciò che leggo, con le storie che leggo. Magic è cultura popolare, sì, assolutamente. Non mi ricordo più che stavo dicendo prima di Alexandrite e Lothar. Ah sì, che è molto positivo comunque Jeff Grubb nel suo racconto. Ed è bello, è molto interessante. Uno dei personaggi che più mi sono piaciuti del libro, oltre a tanti, ce ne sono tantissimi bellissimi protagonisti in primis. Ma è molto carina per il mio, che molti set sono rappresentazioni del mondo reale alla fine. Sì, quello pure è vero, anche se in maniera semplificata, però sì, comunque è cultura alla fine, è sempre portare, aggiunge approfondimento, ti porta a fare approfondimenti. Apre la mente, come dicevamo prima, ti dà quell'int, quella scintilla. Che ti porta a dire: ah, che bello, voglio informarmi, voglio interessarmi, voglio scoprire. Tutto fu bello. Il miracolo dice che leggerò una prefazione di Garfield a proposito di questo che vi lascerà senza parole. Oh, dai, il 31 febbraio 2013, 2000. Ah. Si avvicina il momento, insomma. Scoperta l'essenza della scintilla, esatto. Stavo dicendo, uno dei personaggi che mi sono piaciuti di più, in quanto affiliato io al Mano Nero, come sapete, è proprio un personaggio ultra secondario. A parte mi è piaciuto tantissimo il discorso che fa Miles del Mano Nero, quello che fa quando dice che è il Rainbow, che è l'arcobaleno. Che dice che i maghi neri sono piuttosto sono disprezzati, ma in realtà sono un po' vittima di pregiudizio, in realtà non sono così cattivi come si pensa. Poi lui è un pezzo di merda e va bene, però molto spesso sono persone che preferiscono evitare di stare troppo sotto i riflettori, che sono più solitari, più per i cazzi loro, e che magari hanno una moralità un pochetto meno. Non, sono un po' degli outsider in un certo senso, che in realtà non sono malvagi, sono semplicemente considerati tali perché non si uniscono alla massa. E volevo vedere appunto il nome di questo personaggio che di fatto non è niente di che. È una ragazzina, una giovane ragazza, non sappiamo quanti anni abbia, mi sembra, sarà poco più che adolescente, in quanto discepola del collegio di Latnam, studentessa di Latnam, che appunto utilizza il Mana Nero. E che nel suo utilizzare il malanero, però nel suo anche dimostrarlo facendosi le unghie, colorandosi le unghie color dell'once, facendosi il col, truccandosi gli occhi col col per apparire più scuri, per farli apparire più scuri, cioè tutta una serie di cose che te l'aspetteresti tranquillamente da una ragazza, ma anche da un ragazzo, sicuramente in maniera differente, adolescente, per dimostrare il proprio. Cioè, da un ragazzo adolescente, io mi immagino me stesso, che neanche adolescente, io ancora adesso mi vesto di nero, cioè io vado in giro con le magliette nere, con lo scheletro, oppure con la gabbia toracica. Con Alien, con i Dimir, perché è il mio stile del malanero. No, sono emo, emo non lo sono mai stato. Però, anzi, quando c'ero io a scuola a Roma, imperversavano gli emo, ce l'avevo tutti io a scuola praticamente. Mamma mia, che ricordi.
Però ecco, è divertentissima come cosa, perché mi ci sono ritrovato, è esattamente quello che fanno, che facevo anch'io da adolescente. Appunto, questa ragazza si trucca e si fa le unghie. Io non me le sono mai fatte, non che ci sia del... C'erano i gabber? Chi so... Non mi sfugge che siano i gabber. Cioè, non che ci sia, ripeto, non c'è niente di male per un uomo truccarsi o farsi le unghie, personalmente non l'ho mai apprezzato particolarmente, però ecco, io mi vestivo di nero. Non ti sei perso niente del trash dei primi anni 2000. Dark Sue invece è metà in metà, è la generazione a metà. Sì, vabbè, però sentite, su... Nessuno di voi può aver avuto un primo giorno di scuola peggiore del mio dal punto di vista dell'ansia, perché nessuno di voi è entrato a scuola con letteralmente arrivato nel cortile della scuola, letteralmente all'ingresso c'era scritto: qui si va per la città dolente, qua si va per l'eterno dolore, lasciatemi speranza a voi che entrate in vernice rossa. Giustamente ripetta e ripetta, quindi si deve far riconoscere. Se cercate via ripetta Roma, il liceo artistico via ripetta Roma, scoprirete. Sì, bellissimo a posteriori. Immaginate un ragazzino di 14 anni che è al suo primo giorno di scuola. La nonna gli ha detto che da quelle parti che ripetta è famosa perché ci gira la droga. Ci girano persone poco per bene, perché mia nonna poi viveva, quando era giovane, ha vissuto da quelle parti, proprio nel centro di Roma, quindi conosceva bene, ripeto, ed effettivamente sì, girava la droga, ci gira ancora sicuramente, ci sono persone quantomeno particolari, però l'ho sempre trovata adatta al mio stile caciarone. Cioè, no, caciarone, Grinch's style, esatto, un po' alla volemose bene. Però, cioè, quindi capito, tu arrivi terrorizzato, scopri, ti viene detto, e al primo giorno di scuola trovi scritto, non fai, cioè, sì, fai il collegamento a Dante, però in quel momento non è, le parole del sommo poeta, che campione di cultura colui che ha scritto questa frase, poteva scrivere scemo chi legge, invece... Wow! Invece il ragionamento che fai è: perché c'è scritto la stessa frase che c'era sulle porte dell'inferno? Cosa mi stai dicendo? Cosa vuol dire? Cosa troverò qui dentro? Uscirò da questa scuola, sopravvivrò al primo giorno di scuola? Oddio, oddio, oddio! E mi ricordo ancora adesso l'ansia e l'angoscia. Terrificante. Poi sì, sono sopravvissuto, ma la parte della mia sanità mentale probabilmente è sparita lì dentro, in quelle sale. La partita di 14 anni che conosce la frase comunque devo sia molto bassa. Ma non lo so, non lo so, può darsi. Io avevo fatto comunque un po' di... No, vabbè, non, mi sa che le medie non avevo fatto la Divina Commedia, però un pochino quella frase almeno la conoscevo. Poi personalmente in realtà ammetto la mia ignoranza, non ho mai letto tutta quanta la Divina Commedia, nemmeno a scuola. Però non è troppo il mio stile, onestamente. Cioè, non è una questione, ne rispetto assolutamente il livello di importanza, però semplicemente ritengo che non tutti in bucket list. Che cos'è la bucket list? Però ecco, penso che non sia, non esista non è, io non so dell'idea che esista il libro che devi leggere per forza nella vita. Se non The Gathering Dark, Eternal Ice e i libri Jeff Grubb. Cioè, devi leggere quello che ti piace. E alla faccia. E
E per carità, non è che devi leggere quello che ti piace, allora no, devi in ogni modo evitare la cultura, no. Però ecco, se non c'hai voglia, nessuno ti deve obbligare, non ti devi sentire male perché, ah no. Giusto! Il libro da leggere prima di morire è AOS, giusto? AOS, certo, AOS. Lascia stare Sam, giusto, giusto, giusto. Sono troppo fresco di Jeff Grubb. Però sì, Ashes of the Sun è ancora. È di poco, perché secondo me Ashes. Shattered Alliance gli si avvicina molto. Però è comunque superiore. È ancora più superiore a OS. Perché AOS o AOS o AOS. Vabbè. Non riesco a trovare il nome della ragazzina. Però vabbè, comunque ti dimostrava che di fatto è bella quella live sulla paura, decisamente. E infatti la live sulla paura l'avevo fatta proprio. Ma mi sa che ero appena tornato dal campo SC. O forse no, forse ancora ci dovevo andare. Forse stavo facendo le prime ricerche. Però sì, non ricordo nulla della lore. La lore era. Tocca talmente tanti temi che si potrebbero fare 10 live solo su quello, assolutamente. Allora era quella l'umana Dionea che finiva. Che doveva portare. Ma la lore di Ashes of the Sun non importa, non importa la lore di Ashes of the Sun. Perché la trama non ha il valore, non ha valore la trama se non come spunto di riflessione per tutto ciò che ti porta a pensare, a ragionare. Donna umana si ritrova nella società dei Minotauri, invischiata in un intrico periodo, in un intrico politico. Comunque no, no, sì, è una storia molto bella, però nel senso è l'importante a tutto ciò che ci sta intorno. Oh, adesso parliamo invece a proposito di canone. Io suggerirei di cercare di capire quanti e quali retcon sono stati fatti e quanti si potrebbero fare. Sì, tanto poi in realtà oggi chiudiamo presto perché domani è giornata faticosa, eh? Proprio per la questione dei ragazzini che dicevo prima, dei genitori infami. Allora, anzitutto il fatto che per quale cazzo no, il motivo la Wizard non riesce a decidersi a giustificare, a trovare un po' un punto per giustificare la fenditura di Yami Maya. Non ci riescono. Scott McGoog, perché io sono sicuro che Scott McGoog, non credo sia stato Robert King, non ho letto Time Streams, ma mi sembra che non venga citato il fatto che Yasha avrebbe potuto venire a fare un monologo sul razzismo al posto di Lorena, assolutamente, con la Daya Old Mind. La Wizard ha problemi con visione futura. Avrebbe suonato il flauto magico, è vero. Spirale temporale, la sputtanazione, viene detto che la fenditura dimensionale di Yami Maya è stata aperta dopo lo scoppio del Golgotian Silex perché Yami Maya sorge sui resti di Argot. A caso. E già lì Argot era stata distrutta completamente. Come fa questo posto a essere nato sulle rovine di Argot?
Ma poi Argoth era in un altro posto, in un'altra zona rispetto alla moderna Yalmaia. Forse con le flood, con l'inondazione, col periodo del disgelo, Yavimaya si è spostata e è andata a coincidere con il luogo dove un tempo sorgeva Argoth. No, no, perché poi arriva la cartina di Dominoria. E lì appare chiaramente che Yavimaya è ben lontana da Argoth. Non è assolutamente dove sorgeva Argoth. E allora ecco che l'artbook, e qui avevo premiato in realtà la scelta dell'artbook, ignaro, l'artbook dice no, guardate, in realtà retconniamo, la fenditura di Yavimaya si apre in seguito al lancio dell'incantesimo del mondo di Freyalize. E lì io ero tutto ok perché non mi ricordavo esattamente dove avesse lanciato l'incantesimo del mondo. Leggo The Shattered Gathering, The Leggo di Eternal Ice e mi trovo davanti a Findorn. E allora io mi chiedo, perché? Se è Findorn dove Freyalize ha lanciato l'incantesimo del mondo, perché adesso è Yavimaya? Perché? Perché non riescono a decidersi una buona volta a creare un retcon definitivo che dica ok, no, le cose stanno così e che abbia anche un senso? Cioè, porca pupazza. Tutto ciò perché perché Scott McGoog doveva scrivere che la fenditura di la fenditura si trovava a Yavimaya. Perché così poteva mettere Multani all'interno della storia e fare l'occhiolino ai vecchi fan che wow, c'è Multani, che fico, che bello, Multani, ti ricordi di Multani? Un po' come stanno facendo adesso in Kamigawa, come hanno fatto con metà cioè con Umezawa e con Idezugu a caso, che manco sono dentro la lore tra un po'. Per quanto poi la storia del Kamigawa mi sia strapiaciuta, per carità, però. E questo è il primo punto. Il secondo punto invece è un po' meno, è una cosa che io non ho mai particolarmente apprezzato. Effettivamente per me è uno dei punti deboli dell'intera trilogia. Sebbene non vada a influenzare la lettura pesantemente, ma capisco che volendo rimanere fedeli alle carte del set, non si poteva fare altrimenti, le bestie da guerra firexiane, le Phyrexian War Machines. E ancora peggio, successivamente, tutte quelle bestie firexiane che vengono quelle macchie firexiane rianimate da Eidar durante l'ondata glaciale, durante Cold Snap. Perché inserirci firexiani in questo modo? Ora va bene, ancora non c'era, l'abbiamo visto nel 99, ancora c'era l'idea di Firexia come qualcosa di un po' più mistico, un po' più misterioso. Tant'è che questi si animano col sangue. Questi. Mentre invece quelli di Aidar, guarda caso, il sangue non basta. Gli devono fargli il Cold Steel Heart per che vadano a sostituire le pietre del potere. E lì Phyrexia è diventato qualcosa ormai di già più, siamo nel 2006 con Cold Snap, era diventato più fisico, meno esoterico, diciamo. E va bene, Phyrexia, ripeto, ancora di più all'interno di alleanze, era glaciale, i set, era qualcosa di oscuro, entità oscura e misteriosa, della quale comunque non è che si sapesse così tanto e del cui ruolo ancora non era, il cui ruolo non era stato sviluppato, ecco. Però questa chiara glaciale alleanze sono espansioni fatte quando si studia la trama del blocco prima. Assolutamente.
Infatti Grab ha creato un po' la vita. Ah già, è vero, anche nel blocco Mirage ci sono. Vabbè, però il fatto è che, guarda, nel blocco Mirage io sono ok perché la cosa che mi dà fastidio è sì, è cercare la coerenza dove non c'è, sicuramente. Sono io e il mio è un mio problema, è un problema che mi faccio io. È un problema che mi faccio io nel 2022 col senno di poi. Non c'era minimamente coerenza, chiaramente, però ecco, magari potevano pensarci un pochino meglio a giustificarla. Ecco, questa è una cosa che Grab mi ha un po' deluso perché non è riuscito a giustificarla. Sì, lui dice che sono i rimasugli della guerra dei fratelli, quelle macchie da guerra filexiane, ma forse parla. No, ecco, guarda, la giustifichi così. Secondo me la giustifichi così. Sono Geeks, aveva portato delle macchie da guerra per invadere, che aveva arruolato nell'esercito di Misha, aveva potuto ignorare Firenze e non mettere macchie nei romanzi. Sì, vabbè, quello pure, ma pure si poteva inventare appunto Geeks. Ci sono delle espansioni importanti per ignorarle, vero pure quello. Però, secondo me, la cosa si giustifica così. Geeks, nel momento in cui, cioè, Mishra si porta dietro i draghi meccanici per farsi ben volere da Mishra, Geeks gli regala queste macchie da guerra, che, tra l'altro, come vediamo, in realtà controllano le altre macchine, quindi potenzialmente, ed è qui la giustificazione che mi sono dato, che io costruisco, come le macchine da guerra filexiane controllano, eh sì, sono tutte in alleanze, attenzione della glaciale, vabbè, boh, così. Il fatto che le macchine da guerra filexiane controllino Maersil attraverso quelle macchine, controlli anche le macchine di Soldev, le Steam Beast, mi porta a pensare alla fine della guerra dei fratelli, quando tutte le macchine dei due schieramenti cominciano a ribellarsi e ad attaccare cominciano ad attaccare i soldati. Com'era la storia? Attaccano i soldati di Urza e Mishra, non mi ricordo più. Comunque, alla fine durante la battaglia finale, le macchine impazziscono, tipo Taunos vede le macchine, i Triskelion e le macchine di Mishra smettono di obbedire agli ordini. E quindi Geeks potevi fare che ti inventavi qui che Geeks aveva nascosto queste macchine da guerra nei tunnel sotto Argot o dove cazzo ti pare. E grazie al loro potere lui controllava l'aveva nascosto un po' dappertutto e grazie al loro potere controllava la cosa. Aveva controllato alla fine della guerra dei fratelli le macchine dei due schieramenti. Poi la guerra era finita, era tutto esploso, le macchine erano rimaste in disuso lì, il portale con Firexia si era chiuso e Geeks ci aveva rimesso l'artiglio per poi riaprirlo, ma poi c'era stato il frammento dei 12 mondi citato nei libri. E allora, ok, allora lo trovi il modo di giustificarlo. Forzato, retconato, però posso starci. Per carità, ripeto, è una cazzata mia, è una cazzata mia, ok? Non è una questione che vi va a rovinare la lettura, anzi. Però mi sarebbe piaciuto, ma anche a posteriori, non per forza Grab, potevano inventarselo nell'artbook, magari indovinare United, solo che 22 anni dopo The Shattered Alliance, io non credo che loro abbiano più memoria di quello che hanno fatto.
Per carità, sono molto fiducioso dopo Kamigawa, però anch'io ho paura di essere dominare United, visto cosa è successo l'ultima volta che siamo stati sul dominaria. Di nuovo, sono molto fiducioso, ho più fiducia, do loro più fiducia perché Dominoria Neon Dynasty. In che senso Dominoria Neon Dynasty? Ah, che sia Dominoria 2. Dopo Neon Dynasty io ho fiducia nella lore della Wizard. Però il fatto che su Dominaria l'ultima volta hanno tirato fuori uno schifo ed è stato l'inizio della fine per la lore di Magic, l'inizio della fine tra virgolette, l'inizio del declino della lore di Magic, io ho comunque molta paura. Perché ditemi quello che volete, ma i Gatewatch, per quanto non fossero capolavori come The Gathering Dark o Eternal Night, per quanto non fossero storie chissà quanto fighissime e profondissime, erano storie tutto sommato gradevoli. I Gatewatch erano storie che non avevano grandi, non facevano grandi cose, ma neanche, non toccavano grandi picchi, ma nemmeno profondi baratri. Un po' di problemi di qua e là, ma tutto sommato si andavano, filavano abbastanza lisce. Fino a Dominoria. Anzi, Ixalan aveva cercato di aggiungere qualche peperino, un po' di pepe con Vraska e Jace. Amonkhet aveva aggiunto egoista e superficiale. Erano belle storie comunque. Alti e bassi, tradotte di merda. Con ma scritti bene, per bene si intende, hai fatto un buon lavoro, ok, 7 diciamo. Ma Dominoria, da Dominoria superficiale ed egoista, però Dominoria invece è stata l'inizio di War. Siamo andati calando, siamo passati da un livello tutto sommato ok, accettabile, a una roba indicibile, una serie di cazzate brutte una dopo l'altra. Esatto, non si dice quella parola. Non con dei minorenni potenzialmente in chat. Quindi, cioè, io pure ho paurissima per Dominaria United. Io ho paurissima che uno facciano Dominaria 2, due che facciano una cosa totalmente scollegata, che non abbia nessun rapporto con Dominaria, cioè col passato di per paura di andare a fare Dominaria 2, facciano una cosa che praticamente è un mondo a sé, è un nuovo piano Dominaria. Vanno ad esplorare Salpadia e si inventano che Sarpadia sono nate due nazioni che si fanno la guerra, però non hanno nessun rapporto con tutto il resto di Dominaria. Che per carità è così, così ci hanno fatto Otaria, così ci hanno fatto Terisiare e tutti quanti, tutti effettivamente l'espansione di Dominaria era così. Però ormai Dominoria, uno dei lati positivi di Dominoria è proprio questa ormai epoca globalizzata, di globalizzazione, tra virgolette, di Dominaria. Tra le varie accademie di Tolaria che sono sparse in tutto il mondo, ma collaborano e si parlano e accettano persone che provengono da Urborg, da Benalia. Benalia ha rapporti con la Cabala in Urborg. Llanowar ha rapporti con i Keldon, i Keldon commerciano con gli Shivan, è tutto ormai intersecato per come ce l'ha descritto l'artbook di Dominaria. E quindi io vorrei che questa cosa venisse mantenuta. E invece ho paura che finiranno per fare una cosa a sé stante. Per paura di fare un'altra schifezza, per paura di andare a toccare una cosa che potrebbe far saltare tutto, quando basterebbe leggersi i riassunti, letteralmente,
senza, oppure semplicemente evitare di andare a creare cose troppo esagerate. Basterebbe poco. Neon Dynasty l'hanno fatta bene comunque, per un ritorno a Kamigawa. Per carità, anche lì un paio di cosette, non hanno spiegato come mai in Visione Futura ci fossero Michiko e Kyodai in forma umana, però ti ci puoi arrivare con la fantasia, ti inventi tu. Posso starci. Kyodai non si capisce perché è diventata più serpentina e meno umanoide. Però vabbè, sono passati 1200 anni, ma da Dominaria a Dominaria United sono passati 2 anni. Sono passati i 2 anni che sono passati. Leggero, so che già che sarò triste. Sì, Visione Futura non è proprio un granché. Fa il suo lavoro, però crea un sacco di problemi. Ma comunque del trio è quello che mi è piaciuto di meno, Visione Futura. Perché comunque, a parte che c'è Jessica che non è Phage. Jessica è interessante solo quando è Phage. Altrimenti è la degna erede di Karna, proprio. Spuntanazione è una parolaccia, hanno l'ufficiale della liberazione in questo gruppo. Buon necronotte da Xiu. Ci sentiamo presto. Ma io direi che in realtà quasi quasi andrei verso il finale anch'io. Vediamo un secondo se c'è qualcos'altro che mi viene in mente. Altri retcon per ora non mi vengono in mente, anzi, giusto il fatto che, vabbè, però è una piccolezza mia, il fatto che Joda appaia come un ragazzino nella immagine di Joda di Dominaria, nella sua carta creatura leggendaria, però pure lì sono passati anni, secoli dall'ultima volta che abbiamo visto, più di un millennio. Nel frattempo si sono inventate talmente tante cose, tra cui l'acqua di Tolaria, tra cui fenditure temporali, tra cui un sacco di cose, e comunque nessuno ci dice che quella immagine sia proprio Yoda in quel momento, così come appare. Magari ha solo indossato un'illusione, diciamo. Magari è, cioè, nel senso, quella è veramente una piccolezza, il fatto che l'immagine sia, nell'immagine appaia più giovane di quanto non dovrebbe essere. Però, cioè, sinceramente, vogliamo metterci a fare le pulci? Un conto è Evria, un conto è Joda, che è un cacchio di mago ultramillenario, arcimago eterno. Figurati se non ha trovato, se non conosce l'incantesimo per almeno apparire più giovane. Magari, anzi, lo si potrebbe giustificare proprio nel contesto di il Joda di allora, del Joda che finisce della fine di Shattered Alliance, è un Joda che è diverso dal Joda di oggi. È un Joda con 1400 anni di meno. E che voleva separarsi e rimanere fuori dal mondo, ma dopo Visione Futura, dopo Caos Dimensionale, Joda ritorna presente nella storia, inizia di nuovo ad interessarsi del destino di Dominaria, e magari per non farsi però riconoscere come Arcimago Eterno, o forse proprio per farsi riconoscere, assume quell'aspetto. Non è che è un mutaforma, però è un arcimago di 4000 anni, ragazzi. Non è certo l'ultimo degli stronzi. Quindi quello ci può stare. Molto bello anche il fatto che Nuova Argivia ancora oggi ci sia, e mi dispiace solo che non abbiamo una storia di Nuova Argivia. Mi interesserebbe sapere poi Lothar e Alessandrite,
nome è Alexandrite, dai. Se alla fine i genitori li hanno costretti a stare insieme oppure no. Spero di sì. Secondo me sono diventati re e regina. Credo sia diventata la prima regina di Nuova Argivia. Anche perché tecnicamente. Tra l'altro anche questa è una cosa che non ho capito, mi sa che non mi hai spiegato, è la piccolezza di nuovo. Ma Re Darien diventa l'ultimo re di Keldor e il primo re di Nuova Argivia. Ma Lovisa poi sappiamo che morirà durante un'ondata glaciale uccisa da Aedhar. Ma a lei sta bene che Darien sia il re, anche se c'è di nome, anche se di fatto lei ha lo stesso valore suo, il suo stesso livello di potere e importanza. Le sta bene? È un accordo che i due hanno fatto? È qualcosa che giustamente non me l'hai spiegato, ripeto, una scemenza mia. Mi piacerebbe un giorno scoprire che cosa è successo negli ultimi, almeno nella generazione successiva. Come abbiamo una storia di Benalia, vorrei che ci fosse anche una storia di Nuova Argivia. Alla fine accetta che Darien è più abituato a gestire un regno così complesso, intendere più una guida dei barbari, però non l'hai spiegato bene. Ah, non mi ricordo francamente, però vabbè, alla fine è veramente una piccolezza. L'importante è che sai, alla fine della storia, che i due regni si uniscono, separano i confini, poi tecnicamente per quanto ci riguarda possiamo anche immaginarci che diventano un unico regno, ma sono guidati da una monarchia composta da re e sua consigliera più fidata, diciamo. Sono guidati da due individui differenti, due ruoli differenti, ma con lo stesso livello di potere, con la stessa importanza. E magari poi, dopo la morte di Lovisa e la morte di Darien, perché a un certo punto Darien pure sarà morto, i loro successori si sono sposati e hanno unificato anche le due cariche. Alexandrite e Lothar o i loro eventuali discendenti. Anche questo si potrebbe tranquillamente immaginare, quindi non è un problema. Però appunto mi piacerebbe avere in futuro qualcosina in più, sapere qualcosina in più. E poi interessante sicuramente il fatto che di nuovo l'Atnam sia stato rifondato. Mi domando come mai Joda abbia cambiato idea alla fine e chi abbia rifondato l'Accademia di Ladditolari all'Atnam, se è consapevole dell'eredità che questo nome porta con sé, cosa è rimasto di quell'Accademia. Perché sicuramente, perché per quanto ci dice Arcol, da quanto ci dice Arcol, dell'accademia lì di Lathlan, dopo la distruzione causata dalle Phyrexian War Beast, è rimasto avvolta, era già avvolta nel mistero, ulteriormente misteriosa è rimasta. E la stessa Gerda rifonda un'altra scuola da un'altra parte, senza però portare avanti l'eredità di Lathlan, effettivamente, prendendo le distanze da Lathlan, diciamo. Quindi, che cosa è successo? Che cosa ha spinto Joda a cambiare idea? Un mistero misteriosamente misterioso, esatto. Anzi, non Joda, cosa ha portato il Joda
la figura leggendaria di questo o questi maghi che ogni tanto appaiono per fare quel bellissimo. È bellissimo come ogni tanto Arcol se ne esca con. Percepisci tutta la disperazione di quest'uomo. Io me lo immagino lì che si ritrova sto Jota in continuazione ed è un po' tipo me quando ho cercato di fare. Di mettere a posto la storia delle cicatrici di Mirrodin. Scusa, come ha fatto questo Benzir ad essere qui, ma ad essere vivo 100 anni dopo? Cosa? Come? Perché? Allora è una Kemba prima e una Kemba seconda? Allora sono due Benzir differenti. Io immagino Arcol che si è fatto venire i capelli dritti, ha bestemmiato tutti gli dèi in continuazione mentre scriveva la sua storia di Nuova Argivia, la sua ricerca. E non, a una certa. Immagino che a un certo punto gli si presenta Joda in faccia, sul letto di morte. Arcol sta lì, circondato dai suoi amici, dai suoi cari. A un certo punto si avvicina a questo mago incappucciato che gli chiede di far uscire tutti con un notevole sforzo. Arcol, ormai moribondo, lascia andare i suoi amici e cari e parenti, li lascia uscire e con l'ultima richiesta chiede allo sconosciuto di togliersi il cappuccio e di presentarsi e lui dice: io sono Joda, l'unico e il solo. E Arcol muore di infarto un secondo dopo. Arcol gli scoppia la vena, lancia un'ultima bestemmia e poi spira. Una roba tipo: per i nove inferni! E muore così. Se non è andata così. Poveraccio Arcol. Pensate poi successivamente chi avrà, ora che Joda è effettivamente esistente, chi legge nell'Accademia Titolaria all'Athlam, chi si è letto le opere di Arcol. Magari è stato lì a leggere: ah, questo Arcol parla di Joda. Aspetta, Joda? Ma Joda non è l'amico di Naban, il preside, come si chiama? Sì, Naban, il decano. Oh! Ma quindi questo Arcol ha detto una marea di cazzate? Ma ci possiamo fidare allora di Arcol? Ma cosa sapeva questo Arcol? Chi lo conosce questo Arcol? Parte tutta la storia. Arcol in realtà è una figura che si dipana nel corso dei secoli. Che fonti aveva Arcol? Sto laggando, vabbè, allora, visto che sto laggando, direi che possiamo chiudere. Tanto, ripeto, domani sarà una giornata un po' stancante, quindi anche se non mi sveglio presto, preferisco chiudere presto. Dunque, a questo punto vi saluto qui. Vi ricordo di fare una, se volete, live speciale dedicata ad argomenti particolari. Vi basta abbonarvi, per richiedere una live speciale, appunto, e abbonandovi con Amazon Prime potete usufruire del servizio di abbonamento senza pagare, quindi voi non pagate niente, ottenete una live e io ci guadagno, oppure potete sostenere il canale in altri modi. Vi ricordo poi sempre di iscrivervi a tutti i social, Instagram, YouTube. Studenti, insomma, iscrivetevi in massa. No, che sono minorenni, foul. YouTube e non mi ricordo più. E Telegram, no, Telegram, vabbè, Telegram. Gli studenti, insomma, a Innistrad si possono iscrivere. Le sub è meglio che non le facciano. Se non in presenza di un genitore che è d'accordo, ok? Non voglio problemi legali anche con questa situazione. Non fate le sub se non siete maggiorenni o se non avete il permesso specifico dei vostri genitori accanto a voi che vi fanno fare la sub.
Mi raccomando, meglio perdere 5 euro de sub, 3 euro de sub che... Ah, ok, l'ho detto iscrivete, ok. E iscrizioni, abbonamenti, è sempre un casino. Iscrivetevi tutti allora a Innistrad e ai canali, al canale YouTube, dove ricarico queste live quando ho tempo. E niente, vi saluto, grazie per essere stati in mia compagnia, per aver parlato insieme a me, per aver sopportato tutti i miei sproloqui sulla storia. Vi ricordo che settimana prossima facciamo la live sui villain venerdì. Sabato sintetizzando Dominaria numero 3, la guerra del Mirage, sebbene ci sia molto poco da dire. E domenica ricominciamo con Ixalan di nuovo. E niente, ci vediamo settimana prossima, sempre alle 22, da venerdì, sabato e domenica, dalle 22 mi trovate qui in live, come sempre. Sempre che riesca ad arrivare vivo alla fine della settimana. Necro sera, necro ciao. Ciao ciao, saluti a tutti. Ciao, ciao ciao.